Per questo gioco il mazzo si presenta proprio così com'è, non si va a toccare, non si va a mescolare, perché è già stato sistemato in una maniera molto particolare. Innanzitutto possiamo vedere che al suo interno spiccano due carte girate di faccia, i due Joker per essere precisi, i due Joker che dividono il mazzo quindi in tre settori netti e distinti. Chiediamo quindi al nostro spettatore di pescare una carta a caso, a sensazione, da ognuno di questi tre settori. Uno dal primo, uno dal secondo e una carta ovviamente dal finale del mazzo. Ora, tre carte qualsiasi, scelte liberamente, in un mazzo che però, girandolo a faccia in su, vediamo diviso in una maniera molto particolare, perché qua ci sono i due Joker, ovviamente ora rivolti di dorso, che dividono il mazzo in carte rosse, carte nere e di nuovo carte rosse. E sembrerà incredibile perché prima di realizzare questa sistemazione, una estranea, una carta di diverso colore era stata inserita all'interno di ogni settore. Una carta nera tra le rosse, una rossa tra le nere e di nuovo una nera tra le rosse. Che sembra incredibile perché ora non si vedono più che il nostro spettatore, andando a caso, a sensazione, abbia potuto prendere proprio quelle. Vediamo un pochino, quella laterale tra le rosse, una nera. L'altra, sempre laterale tra le rosse, di nuovo la seconda carta nera. E tra tutte le nere che c'erano in centro, lui è riuscito a pescare proprio l'unica carta rossa che avevamo inserito lì. Questo è tutto, per cui ora passiamo al tutorial. Allora, effetto piuttosto semplice che prevede l'utilizzo di una singola tecnica però delicata. Ora vi spiego il perché. Dividete il mazzo in rosse e nere e poi le rosse in due gruppi divise dalle nere dai due Joker rivolti a faccia in giù, in questo modo. Potete anche fare il contrario, dopo, quando capirete il funzionamento dell'effetto, vi diverrà lampante che siano le nere che separano le rosse o le rosse che separano le nere, poco cambia. E oltretutto potrete anzi confezionare questo gioco nella maniera che più vi aggrada da un punto di vista della presentazione. Allora, una volta sistemato il mazzo, dovete semplicemente porlo in vista, mostrare che i due Joker dividono in tre il nostro mazzo di carte e far pescare proprio liberamente, non c'è nessun problema, una carta da qua, una da qui e una da là. Qui ci sono i primi problemi perché bisogna realizzare quella tecnica che si chiama un turnover pass quando si va a raccogliere il mazzo e si gira a faccia in giù. Ora è una tecnica un po' esposta, soprattutto se gli spettatori sono messi un po' come questa telecamera. In effetti, se andate a vedere la performance, non è facile nasconderla da questa prospettiva perché richiede che quando si va a girare il mazzo, tagliandolo più o meno a metà ovviamente, si vada a rigirare il mazzetto in questo modo qua. Il mazzetto sopra gira, mentre il mazzetto sotto gira a sua volta e viene posato. Quindi si va a tagliare praticamente il mazzo nel momento in cui si gira a faccia in su. E come potete vedere, mentre questo gira, anche questo gira, da un punto di vista laterale è molto esposta come tecnica. Allora, quello che consiglio io, arrivati a questo punto, quando si ha ovviamente uno spettatore carne ed ossa, è di far liberare il tavolo un attimino dalle carte. Scusa, mi sposti un attimino le carte più in là, mi serve spazio. Mentre lui fa questo, voi girate il mazzetto in questo modo. Aiutatevi magari con l'indice sotto il mazzetto inferiore, tagliate più o meno a metà, girate e contemporaneamente girate il mazzetto. A questo punto l'effetto è fatto, avete scambiato le nere con le rosse e mostrandole le carte diverranno alternate a quelle che sono state pescate prima, per cui mentre sembrerà che dall'esterno siano state pescate delle carte nere, che in realtà erano le uniche rosse all'interno di questi mazzetti, e dalla parte interna ovviamente si vedrà una carta nera quando salta all'occhio che quelle centrali sono tutte rosse. Presentandolo bene e avendo l'accortezza di avere o gli spettatori al di sopra delle carte, in questo caso la tecnica, il turnover pass è abbastanza invisibile, o scomodare un po' di misdirection come veri maghi nel momento in cui dovete girare il mazzetto, in entrambi i casi
l'effetto è veramente molto buono. Se ci pensate bene, ripeto, potete fare veramente tante variazioni di presentazione di questo effetto, facendo pescare magari una sola carta o più carte da un solo settore, facendo scegliere magari prima da quale settore prendere un tot di carte e poi adeguando la presentazione di conseguenza. Dunque, questo è quanto, spero che l'effetto vi sia piaciuto, nel caso un bel like qua sotto è sempre benvenuto, e vi invito come sempre ad andare a vedere il mio store di articoli magici lassonellamanica.com, dove vendiamo queste e tantissime altre mazzi di carte. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima!